Buongiorno stelline, buon Natale a tutte voi. Oggi è il 25 dicembre, ragazze, ce l'abbiamo fatta arrivare a Natale. È volato, dai, sto mese non possiamo dire di no, è veramente volato. E noi, insomma, abbiamo ricevuto un po' di cosine da Babbo Natale. Qui era pieno di pacchettini che abbiamo già messo via perché Federico ci teneva ad aprirli poi dai nonni perché saremo da loro oggi. E abbiamo già imbustato tutti i suoi regalini trovati sotto l'albero e poi ci sono ancora i nostri, insomma, per i miei, per mia nonna, quindi sono un po' di buste, quindi quindi insomma adesso sto finendo di prepararmi, mi sono truccata, ho fatto il trucco solo occhi, ho un po' ecceduto con l'eyeliner, però mi andava così stamattina. E poi metto appunto un rossetto super natalizio che, aspettate, ce l'ho in borsa perché ieri siamo andati già da mia suocera, quindi l'ho già utilizzato ieri sera, quindi è in borsa, però dopo lo rimetto e ve lo mostro, è veramente veramente super natalizio. E adesso vi saluta anche Ricky, anche Fede, sono un po' occupati e io finisco di prepararmi. Eccoci, sono pronta. Questo è il rossetto di cui vi parlavo, quello che sembra proprio natalizio. Se Fede vi saluta, vi fa gli auguri. È proprio, proprio super natalizio, mi piace un sacco. Voi che ne dite? Tra l'altro, magari quando torniamo, perché adesso poco tempo, apriamo poi il calendario dell'avvento e poi dobbiamo dare anche il regalino a Nala. E niente, vado a finire di prepararmi, ragazze, sono un po' di corsa, ci vediamo poi a casa dei miei. Quadrature magiche natalizie. Anche oh, guarda, guarda che carini, hanno addobbato casa. Guarda la scritta sul cappello. Oh, non avevo visto. Alle Fede, Fede, oh, guarda, guardate. Ale, cos'è? Cos'è? No, finalmente un paio di scarpette. Grazie. Quello che ci vuole. Che belle. Le devo comprare. Quindi se... Eh sì, perché c'è solo quelle... Un sacco, grazie mille. Fai vedere le tue nuove mutande, amore. Ma non si vede, aspetta. C'è scritto close for Christmas. L'anno prossimo passo per la porta. Io non ci passo, infatti. Cos'è? Secondo te? C'è scritto un importo. Ok. Tu Amazon, ti compri quello che vuoi. Oh! Sono per l'ospedale questo. Come tra un po' carino. Ti piace? Ti piace? Ci sono due. Oh, ho intravisto. Oh, guarda, con il nome fatto a mano. Alessandra. Super.
bavaglino col cuoricino. Sì, perché lei fa il punto croce. Dai, ma hai preso il profumo da bebè? Per il bebè? Il profumo che ho finito, che mi ha regalato l'anno scorso, che gli ho detto l'ho finito, non lo trovo. Non lo trovo. Poi c'è ancora questo. Ci devo. Piccoline, aspetta che le fa vedere nonno. Così, così e col coniglietto. Tutte cose strautili. Qua ti prego, ho pure fatto. Vedere. Oh! Che carino! Che spettacolo! Sono bello. Mamma, che bello, vede! Guarda che taschino! Guarda che carino! Guarda il fiocchetto! Si vista. Bellissimo. Viva la pappa. Ne abbiamo bavaglini, amore. Alessandra, viva la pappa, perché è nostra figlia, amore. Sì. Wow. Nostra figlia non può. Viva la pappa, certo. Dentro scivola questo, poi 8-3. Bravo, leggili così. No, è 3-8. 3-8. Allora, dove c'è la righina? La righina sempre sotto deve stare. Ah, questa qui deve sì. stare sotto. Se è sotto, 3-8. Va bene. 3-8, perfetto. Qua, no, qua. La sto ributtando dentro. Amore mio, 2. Pensa a te. Guardiamo i chiavi. Il nonno si sta tornando. Penso di tua nonna, sei. 5-2. 5-2. Sì, leggili così se non riesci. 5-2. Non ce l'ho. Sulla striscia dei 5. Sulla striscia del 5. Dov'è la striscia del 5? Dove va? Lo vedi da là? Dove, come il primo numero deve essere 5. Qua li devi guardare. Ti prego, mi aiuti. No, non posso, tutto meglio. Io pensavo dicesse a noi, invece parlava con la penna a cacchina. Dai, porta. Muovete. Aspetta, Fede, dammi un attimo poi la penna a cacchina, va. Vediamo. 8-7. Fammi vedere però. Sì. Fede, è la striscia dell'8, giù, l'ultima. Fede, prestami un secondo la penna a cacchina. Ah, per aprirla devi schiacciare. Sì, lo so, visto. Grazie, molto gentile. Ecco qua la penna a cacchina. Cucù, bel gabinetto. Impara. Vai.
Scusate. Sì. 7-2. Ma perché? 2-7. 2-7. 2-7, già ci... ma c'è anche Ambo. No. Cinquina del Cineto. Ma che pizza. È con quello che abbiamo puntato. E ci siete poveri. Vabbè, uno si prende 5 centesimi, che ne so. Già, 5 centesimi. Meglio di niente. Oh. Vai. 1-5. Bravo. Oh. 1-5 nello stesso. Sei fatica ad addormentarti. Mescola bene, Fede. Nocciolina. Nocciolina. Io non voglio mangiare queste cose. Io. Ma vedere se c'è la mano. Qualcuno dice i numeri o stiamo qua a far finta? Stiamo qua a mangiare le cose. Ma va bene, anche se facciamo un po' di pausa. Ma la pausa dobbiamo farla col panettone. Ah. Dai. Ah, il giorno. È vero, Federico? Dai. 6-0. Per favore, non schiacci quella. Dove va? 60. Dai, che questo lo sai. No, no, la noce. Adesso c'è decina. Non ce l'ha lei. Sì, io l'ho aperta. Poi 60, quindi l'ultimo. Sì. Dai. 60? Le ragionavo. 3 mio. 9? No, 3, 3. 44. Bravissimo. 44. Grazie. La compagna. Un altro piattino. Neri. Siamo distrutti, abbiamo ricevuto una marea di regali, veramente, che ragazze, se vi faccio il video regali di Natale quest'anno veramente non so quanto possa durare, però fatemi sapere qui sotto in caso se volete il video dei regali ricevuti di Natale. Ci sono un sacco di cose per Alessandro, un sacco di cose per me che non mi aspettavo proprio, bellissime. E, insomma, vi farò poi vedere nei prossimi giorni, anche perché i vlogmas credo si concludano con oggi, col giorno di Natale, quindi ne farò ovviamente altri vlog, ma i vlogmas li finisco qua perché sono distrutta. Comunque continuerò con i vlog. Sto facendo un tè caldo perché Fede ha voglia del tè caldo prima di Nanna, perché appunto oggi abbiamo mangiato a dismisura, io sto esplodendo. E niente, spero che il video vi sia piaciuto, vi auguriamo ancora un buon Natale, speriamo che l'abbiate passato al meglio con i vostri amici, la vostra famiglia e con le persone che amate, e ci vediamo prestissimo con un nuovo video, probabilmente un video regali di Natale, perché ho le borse che se ve le faccio vedere vi spaventate, cioè borsoni. Siamo tornati a casa con 3 borsoni pieni di regali, veramente sono rimasta felicissima, non me l'aspettavo, quindi va bene. Meglio così, abbiamo tante tante cose per Alessandra anche. E niente, vi mando un bacione, vi saluto, il microonde mi chiama. Ok, e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!